Ciao! Benvenuto a questa nuova serie di video post, questa volta dedicata al linguaggio. Il linguaggio è un sistema codificato di regole che permette di manifestare un proprio pensiero o manifestare anche delle emozioni, delle sensazioni. Il linguaggio che noi andremo ad analizzare in questo post è quello orale. Però sappiamo che esistono diversi tipi di linguaggi, diversi tipi di sistemi, come appunto il linguaggio del corpo, in cui attraverso i movimenti del corpo noi non facciamo altro che manifestare le nostre sensazioni, le nostre emozioni. E poi ci sono altri tipi di linguaggi che fanno parte della nostra sfera umana, ma che non sono prettamente legati alla nostra fisicità. Iniziamo col parlare di che cos'è appunto la parola. La parola è la manifestazione di strutture mentali che abbiamo costruito con il tempo e che ci permette di comunicare ed entrare in interazione con altri soggetti. Quello che voglio sottolineare è che la New Age o comunque altri pensieri moderni hanno attribuito alla mente una valenza piuttosto negativa. Infatti si suole dire la mente mente, per cui tutto ciò che proviene dalle nostre categorie mentali potrebbe essere suscettibile di giudizio e di valutazione, perché essendo anche molto relativa e anche poco cosciente di sé, la mente ha una visione più ristretta della realtà. Ma questo non significa che menta. Se io non ho una visione allargata della realtà, non ho consapevolezza di determinate azioni che faccio, perché analizzo di questa mia azione soltanto alcune prospettive e non ho la visione circolare, come dico io, che riguarda appunto la visione di diversi punti di vista, diverse prospettive, la visione della comprensione, mi troverò sempre ad avere una consapevolezza piuttosto limitata. La mente, poiché categorizza e deve dare necessariamente una forma a tutto ciò che costruisce e che proietta, si trova in questo grado di consapevolezza. La necessità di comprendere la limitazione della mente è proprio cercare di capire come essa possa essere integrata dal nostro essere profondo, che non ha queste forme di categorie, di categorizzazione, e riesce ad essere fluido e essere dinamico e a dare quella sorta di dinamicità a ciò che invece ha una funzione che è appunto conservatrice. La mente va allargata, va vitalizzata, va integrata, e a questo punto dire che la mente mente è veramente piuttosto relativo. Ritorniamo quindi all'espressione della mente, che è appunto la parola. La parola, per sua consistenza appunto, risente della limitatezza della mente. Per cui tutto ciò che noi andremo a costruire con il nostro linguaggio, con le nostre parole all'interno di questa realtà virtuale, sarà legata all'apertura o meno della nostra mente e alla capacità di essere integrato o meno col nostro essere profondo. Le parole possono riempirsi di significato come svuotarsi completamente di significato e quindi rimanere prettamente nella forma, se noi ci sentiamo forma o se noi ci sentiamo contenuto. Quindi è sempre relativo alla nostra decisione, alla nostra volontà. Da questi discorsi emerge una caratteristica fondamentale, che è appunto la parola coscienza. Abbiamo detto che la consapevolezza è la misura della presa di coscienza di tutto l'universo che ci circonda e che andiamo di volta in volta a costruire, e lo costruiamo attraverso quello che noi abbiamo appena detto, che è appunto la parola e altri mezzi che avvengono appunto dalla mente. Ossia, se abbiamo detto che la mente è limitata, che ha una scarsa consapevolezza di sé perché deve dare forma alle cose,
Bisogna tenere presente però che se non diamo una forma alle cose, le cose non possono nemmeno essere vissute e non si può avere l'azione, non si può avere il fare. Quindi è importantissima la mente, perché la mente ci permette di manifestare il nostro essere interiore, altrimenti il nostro essere interiore non saprebbe nemmeno di esistere. A questo punto, grande importanza viene data alla forma e quindi alle parole che costruiscono il mondo virtuale. Questo mondo virtuale, ossia tutto ciò che è stato proiettato dalla nostra coscienza affinché possa specchiarsi e vedersi e quindi capire, prendere consapevolezza di sé, può avvenire soltanto in un mondo della divisione, in un mondo in cui ci si pone le domande, in un mondo in cui una volta trovata la risposta ad una determinata domanda che ci si pone, si acquisisce appunto coscienza, si acquisisce cioè quella quota di consapevolezza che ci permette di allargare la nostra visione. Quindi anche se le nostre parole, tutto ciò che diciamo, il linguaggio codificato che noi stiamo utilizzando per entrare in interazione con altri soggetti ci permette appunto questa interazione, e anche se è duale, l'esperienza del duale, della divisione, permette l'esperienza che è alla base della presa di coscienza. Quindi per questo dico, considerare negativo o comunque positivo una parte di sé non si può dire nemmeno è sbagliato, altrimenti rimarremo ancora con il discorso duale, ma è un'esperienza da fare, sa da fare. E con questo ho iniziato a introdurre il concetto di parola, che nei post successivi verrà chiarito ulteriormente. Ciao, alla prossima puntata.